Questo video è dedicato a tutti coloro che vogliono iniziare a correre. Se non hai mai corso nella tua vita e vuoi cominciare a correre, questa è sicuramente una delle idee più belle che tu possa aver avuto nella tua vita. Correre è per noi esseri umani, per noi Homo sapiens, la cosa migliore che possiamo fare, lo sport migliore che possiamo fare. Siamo nati per correre. Ho anche fatto un video in cui ho spiegato anche le ragioni per cui il nostro corpo è adatto, è perfetto per la corsa. Non c'è nessun altro animale che può correre a lungo come possiamo correre noi. Il nostro corpo è una macchina perfetta per correre. Quindi non solo correre aiuta a stare in salute, ma per stare in salute dobbiamo correre, quindi dobbiamo anche fare sport. La prima cosa che consiglio a tutti quelli che vogliono cominciare a iniziare a correre è di imparare la tecnica di corsa. Se vuoi correre, se vuoi cominciare a fare un po' di jogging, la prima cosa che devi imparare è la tecnica. La tecnica è fondamentale sia per correre bene, per correre veloce, quindi per cercare di correre più veloce, per risparmiare energie. È molto importante soprattutto per rimanere in salute, per far sì che la nostra giuntura, la nostra muscolatura lavori bene e rimanga in salute. Si sentono tante volte storie di gente, mi capita di parlare con tanti che mi dicono: ah sì, correre è bello, io ho provato, però non è proprio per me. Io dopo 2 settimane o 4 settimane, dopo 2 mesi, avevo avuto problemi al ginocchio, mi faceva male la caviglia, avevo problemi alla schiena e insomma tutti questi problemi sono tutti problemi che vengono sia per l'allenamento probabilmente sbagliato e soprattutto anche per la tecnica di corsa sbagliata. Quindi il mio invito è guardi magari qualche video, ho fatto diversi video in cui spiego come correre, la tecnica per correre, per rimanere in salute e anche risparmiare energie e correre appunto poi più veloce. Quindi quello che ti consiglio è di imparare appunto la tecnica, puoi vedere qualche mio video, ho fatto diversi video in cui spiego la tecnica di corsa, come anche ti consiglio di affidarti almeno qualche volta ad un allenatore di atletica o comunque qualche runner esperto che appunto ti segua, ti possa guardare e ti possa poi consigliare, in modo che tu impari poi a correre bene, e se corri bene poi probabilmente poi rimani in salute. Il consiglio numero 2 è di avere pazienza, nel senso che devi, se non hai mai corso prima, è chiaro che il tuo corpo si deve adattare a questa nuova situazione. Quindi avere calma e assolutamente sentire quelli che sono i messaggi del tuo corpo. Quindi il mio consiglio è iniziare progressivamente all'inizio, almeno le prime 3-4 settimane, evitare di allenarti tutti i giorni. Quello che ti consiglio è di allenarti al massimo un giorno corri e un giorno stai a riposo. Questo almeno per le prime 4 settimane. E nel caso in cui cominciassi a sentire dei dolori, meglio riposare qualche giorno fino a quando questi dolori poi se ne sono andati. I dolori poi più frequenti tra i principianti sono la periostite, quindi dei dolori che per qua sul tibiale e oppure il tendine d'Achille, come possono essere dolori alla ginocchia oppure alla schiena. Se senti questi dolori, riposa, è inutile che ci corri sopra perché peggiori solamente la situazione. Quindi è meglio stare qualche giorno, magari anche una settimana, a riposo per poi riprendere ed evita assolutamente di correre sopra perché peggiori solo la situazione. Un terzo consiglio è quello di alternare, soprattutto all'inizio, magari momenti di corsa con momenti in cui cammini, in cui fai una camminata magari veloce. Qui dipende, bisogna vedere poi un po' caso per caso, dipende poi anche se sei sovrappeso o no, se fai il tuo sport prima oppure no. È chiaro che se arrivi magari a 50 anni, non hai mai fatto sport in vita tua e vuoi cominciare a correre, è chiaro che il tuo organismo avrà bisogno di un attimino più di tempo per adattarsi. Certamente ce la puoi fare, puoi cominciare a correre, poi magari, però comunque devi avere un attimo di tempo e pazienza. In atletica ci vuole pazienza, se vuoi ottenere grandi risultati bisogna allenarsi bene, allenarsi molto e sentire però il proprio corpo e fare quindi le cose giuste, e bisogna anche avere pazienza. Quindi soprattutto se inizi a correre dopo magari decenni in cui non hai fatto sport,
ci vuole pazienza. Io ti auguro buon divertimento con la corsa e ci vediamo al prossimo video. Ciao!